Qua per l'inizio del programma? Dov'è Gene? È sparito Gene Gnocchi. Cercate Gene... Papà, me lo Come ti sei piccolina. Lo sai che... Come ti sei conciato? Allora, ti spiego. Io sono amico di Fedez. Sì. Belli tatuaggi. Sì, sono suo amico. Mi chiamo Gene Follower. Allora, no, siccome lui vuol cambiare vita, no? I suoi vecchi tatuaggi, non sa più dove mettere. Allora me li ha dati a me. Ah. Io ho i tatuaggi di Fedez, vuoi vedere? Ho anche, mi tolgo la... Voglio vedere. No, io sulla schiena tatuato... Io voglio vedere, per favore, ci fai vedere? Ho tatuato un enorme Pandoro sulla schiena. Senti, Genez, devo dire anche no, perché non è il momento dei film horror. No, decisamente. Allora, abbiamo cantato questa bellissima canzone, abbiamo voluto cominciare in musica con la nostra meravigliosa... Evviva Formello! Posso chiedere una cosa, Guardi, che ha lavorato con Luca Sardella? Sì. Cosa c'era sotto il cappello di Luca Sardella, Michele, lo sai? Sotto il cappello di Luca Sardella? C'era Luca Sardella. Ecco, allora, linea di... Scusa, fammi dire prima una cosa su Formello, perché loro vengono qua, voi li invitate, poi non li tenete in considerazione. Questi, Formello è l'ultima città prima di Roma della via Francigena. Palla di Ronda. A Formello fanno in ottobre fanno la Ghironda, che è una manifestazione medievale bellissima a Palazzo Chigi. L'estate formellese è bellissima, questa è gente che soffre anche stare qua. Non li teniamo mai in considerazione. Grazie, Gene. Lì a fare questo, Gene, no, vedo che vuoi intervenire. Lasciami dire che questo è uno dei più bei collegamenti. No, siccome ci avviciniamo siamo una tappa, è già un po' di puntate che facciamo citofonare Rai 2, allora io ho fatto questo sondaggino molto breve, mi sono chiesto da chi è composto il pubblico di citofonare Rai 2, perché la gente non lo sa, allora il 40% sono tutti sciatori che aspettano che gli diamo la linea, 30% sono persone che escono di casa e lasciano la TV accesa perché così i ladri pensano che ci sia qualcuno. Un po' come mamma ho perso l'aereo. 29% sono persone della Proloco che supplicano di non essere inviati a citofonare Rai 2. L'1% sono anziani comici italiani che aspettano il loro turno zitti e buoni seduti su un triste tavolino.